I sindacati dei trasporti esprimono forti preoccupazioni sulla situazione occupazionale dei lavoratori che operano sulle autostrade 24 e 25. Prima la revoca della concessione a Strada dei Parchi in scadenza nel 2030 e la successiva sospensiva del TAR del Lazio, poi la caduta del governo Draghi. Ora viene a mancare il principale interlocutore, afferma Domenico Fontana, responsabile viabilità della CGIL Abruzzo e Molise e segretario provinciale della FILT CGIL dell'Aquila e di Teramo. Le criticità non sono state risolte, adesso cosa bisogna fare? Beh, intanto il governo ha rimodulato il decreto trasformandolo in un emendamento dello stesso dentro il decreto mobilità e infrastrutture, abbreviando i tempi per la presentazione degli emendamenti che noi abbiamo provato a interloquire e fare. Il tema è che adesso manca anche una controparte in una vicenda che rischia di esplodere sui temi occupazionali e delle tre aziende coinvolte, Strada dei Parchi, Parchi Global e Infrangineri. Il decreto per noi è scritto male in termini lavoristici, nel senso che prevede dimissioni e riassunzioni del personale con perdita di diritti, anzianità eccetera, ma soprattutto diritti economici e normativi. Prevede l'assunzione di un contratto ANAS che non è il contratto del settore, non prevede interi settori di quell'azienda, non li disciplina. E abbiamo purtroppo in questa fase la mancanza di un interlocutore, per cui non sappiamo se il decreto prevederà la discussione degli emendamenti o se verranno stralciati, non sappiamo cosa succederà il 27, ricordo si pronuncia il TAR del Lazio sulla sospensiva, entrerà nel merito, quindi siamo in attesa e purtroppo in una condizione più difficile della precedente perché manca l'interlocutore.